L'8 ottobre il direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, firma una determina che autorizza la vendita senza prescrizione medica a persone di minore età di un contraccettivo abortivo, una pillola, l'Ellangwan, che lascia i minori totalmente abbandonati a loro stessi. Ha un rischio da un punto di vista fisico ma anche psicologico. Fisico perché le conseguenze di questa pillola possono essere anche devastanti in funzione di una condizione anche fisica che ha delle problematiche come un'insufficienza epatica. Dal punto di vista psicologico perché questi minori stanno vivendo un momento di grande vulnerabilità e in questo vengono lasciati a loro stessi senza l'aiuto di un medico, di una persona grande che possa aiutarle ad affrontare un momento così difficile. E allora noi riteniamo che questa determina sia vergognosa, vergognosa nella misura in cui abbandona minori di 11, 12, 14 anni a loro stesse. E oltretutto come Fratelli d'Italia raccogliamo anche la richiesta d'aiuto proposta dall'UNICEF e anche da Telefono Azzurro, che sottolinea come ci sia un aumento del 30-40% di minori per abuso, maltrattamento, anche per sfruttamento sessuale. Che cosa succederebbe a questi minori se attraverso una pillola si risolvesse quello che viene visto come un problema e se proprio attraverso questo non potessero entrare in contatto con degli adulti in grado sì di proteggerli? E allora come Fratelli d'Italia continueremo a batterci per una determina che è vergognosa e per un Ministero della Salute che non ha detto nulla e non è intervenito in alcun modo per cambiare questa disposizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Continueremo qui perché per noi i bambini vengono prima di tutto.